Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste catechesi sul discernimento stiamo passando in rassegna gli elementi che ha il discernimento. Dopo la preghiera, un elemento, e la conoscenza di sé, un altro elemento, cioè pregare e conoscere se stesso, oggi vorrei parlare di un altro ingrediente, per così dire, indispensabile. Oggi vorrei parlare sul desiderio. Infatti il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca ma che in qualche modo conosciamo. Abbiamo il fiuto. Di che genere è questa conoscenza? I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio, che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in noi. Il desiderio non è la voglia del momento, no. La parola italiana viene da un termine latino molto bello. Questo è curioso. Desidus, letteralmente la mancanza della stella, desidus. Desiderio è una mancanza della stella, mancanza del punto di riferimento che orienta il cammino della vita. Essa evoca una sofferenza o una carenza e nello stesso tempo una tensione per raggiungere il bene che ci manca. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo e dove sto andando. Anzi, è la bussola per capire se sto fermo o sto andando. Una persona che mai desidera è una persona ferma, forse ammalata, quasi morta. È la bussola se io sto andando o io mi fermo. E come è possibile riconoscerlo? Pensiamo, un desiderio sincero sa toccare in profondità le corde del nostro essere. Per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. È come quando abbiamo sete. Se non troviamo da bere, non per questo rinunciamo. Anzi, la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri e le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti a qualsiasi sacrificio per poterla placare, quasi ossessionato. Ostacoli e insuccessi non soffocano il desiderio, no. Al contrario, lo rendono ancora più vivo in noi. A differenza della voglia o dell'emozione del momento, il desiderio dura nel tempo, un tempo anche lungo, e tende a concretizzarsi. Se per esempio un giovane desidera diventare medico, dovrà intraprendere un percorso di studi e di lavoro che occuperà alcuni anni della sua vita. Di conseguenza dovrà mettere dei limiti e dire dei no, anzitutto ad altri percorsi di studio, ma anche a possibili svaghi e distrazioni, specialmente nei momenti di studio più intenso. Però il desiderio di dare una direzione alla sua vita e di raggiungere quella meta, arrivare medico, era l'esempio, gli consente di superare queste difficoltà. Il desiderio ti fa forte, ti fa coraggioso, ti fa andare avanti sempre, perché tu vuoi arrivare a quello. Io desidero quello. In effetti un valore diventa bello e più facilmente realizzabile quando è attraente. Come ha detto qualcuno, più che essere buoni è importante avere la voglia di diventarlo. Essere buoni è una cosa attraente, no? Tutti vogliamo essere buoni, ma abbiamo la voglia di diventare buoni. Colpisce il fatto che Gesù, prima di compiere un miracolo, spesso interroga la persona sul suo desiderio. Vuoi essere guarito? Vuoi essere guarito? E a volte questa domanda sembra fuori luogo, si vede che è ammalato. No, ad esempio, quando incontra il paralitico alla piscina di Bezzatà,
il quale stava lì da tanti anni e non riusciva mai a cogliere il momento giusto per entrare nell'acqua, Gesù gli chiede: vuoi guarire? Ma come mai? In realtà la risposta del paralitico rivela una serie di resistenze strane alla guarigione, che non riguardano soltanto lui. La domanda di Gesù era un invito a fare chiarezza nel suo cuore, per accogliere un possibile salto di qualità. Non pensare più a se stesso e alla propria vita da paralitico, trasportato da altri, ma l'uomo sul lettuccio non sembra essere così convinto. Dialogando con il Signore impariamo a capire che cosa veramente vogliamo della nostra vita. Questo paralitico è l'esempio tipico delle persone: sì, sì, voglio, 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 ma non voglio, non voglio, non faccio nulla. E il voler fare diventa come un'illusione, e non si fa il passo per farlo. Quella gente che vogliono e non vuole, no? È brutto questo, e questo ammalato 38 anni lì, ma sempre con le lamentelle. No, sai, Signore, che quando le acque si muovono, che è il momento del miracolo, tu sai, viene qualcuno più forte di me, entra e io arrivo in ritardo. E si lamenta, e si lamenta. Ma state attenti che le lamentelle sono un veleno all'anima, un veleno alla vita, perché non ti fanno crescere il desiderio di andare avanti. State attenti con le lamentelle, quando si lamentano in famiglia, il coniuge si lamenta uno dell'altro, i figli del papà, o i preti del vescovo, o i vescovi di tante altre cose, no? Se voi vi trovate in lamentela, state attenti, è quasi peccato, perché non lascia crescere il desiderio. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente, duraturo e mille veleità e i tanti buoni propositi di cui, come si dice, è lastricato l'inferno. Sì, io vorrei, io vorrei, io vorrei, ma non fai nulla. L'epoca in cui viviamo sembra favorire la massima libertà di scelta, ma nello stesso tempo atrofizza il desiderio. Tu vuoi soddisfarti continuamente, per lo più ridotto alla voglia del momento. E dobbiamo stare attenti a non atrofizzare il desiderio. Siamo bombardati da mille proposti, progetti, possibilità che rischiano di distrarci e non permetterci di valutare con calma quello che veramente vogliamo. Tante volte, troviamo gente, pensiamo ai giovani per esempio, col telefonino in mano, e ciò cercano, guardano via, sì. Ma tu ti fermi per pensare, no? Sempre estroverso verso l'altro, il desiderio non può crescere così. Tu vivi il momento, saziato nel momento, e non cresce il desiderio. Molte persone soffrono perché non sanno che cosa vogliono della propria vita. Tanti, probabilmente non hanno mai preso contatto con il loro desiderio profondo. Mai hanno saputo cosa vuoi della tua vita. Non so. Da qui il rischio di trascorrere l'esistenza tra tentativi ed espedienti di vario tipo, senza mai arrivare da nessuna parte, e sciupando opportunità preziose. E così alcuni cambiamenti, pur voluti in teoria, quando si presenta l'occasione, non vengono mai attuati. Manca il desiderio forte di portare avanti una cosa. Se il Signore rivolgesse a noi oggi, per esempio, a qualsiasi di noi, la domanda che ha fatto al cieco di Gerico: che cosa vuoi che io faccia per te? Pensiamo, il Signore a ognuno di noi oggi domanda questo: che cosa vuoi che io faccia per te? Cosa risponderemo? Forse potremmo finalmente chiedergli di aiutarci a conoscere il desiderio profondo di Lui, che Dio stesso ha messo nel nostro cuore. Signore, che io conosca i miei desideri, che io sia una donna, un uomo di grandi desideri.
e forse il Signore ci darà la forza di concretizzarlo. È una grazia immensa alla base di tutte le altre, consentire al Signore, come nel Vangelo, di fare miracoli per noi. Dacci il desiderio e fallo crescere, Signore, perché anche Lui è un grande desiderio nei nostri confronti, renderci partecipi della sua pienezza di vita. Grazie.